Il primo gol della Roma, assist di testa di Cruz, arriva a Proasca e segna per la Roma, un gol molto importante questo del giocatore austriaco, mentre qui nella ripresa l'Ascoli ottiene il pareggio, Carotti appoggia su Greco, gran sinistro dell'ex biancazzurro e cannoniere della Coppa Italia, è il pareggio per l'Ascoli ed ecco la fase del rigore, atterramento di Iorio ad opere di Carotti, per Bergamo non ci sono dubbi, il rigore trasforma il primo gol giallorosso Pruzzo. A questo punto c'è il finale pirotecnico perché al 42esimo Vierkbut la combina veramente grossa, si fa soffiare un pallone da Pirca, il quale anziché tirare in porta appoggia che Greco che è in fuorigioco, annulla Bergamo, grandi proteste dell'Ascoli che a due minuti dalla fine però ha anche la possibilità di raggiungere il pareggio per, con questa punizione, ancora Greco sul pallone, sinistro piatto e colpisce il palo. Una partita che vede la Roma vittoriosa, ma ci sono ancora molti problemi nella squadra dell'Orsa.